Eccola! Ehi, ragazzi, venite a vedere! Grazie! Oh, cazzo a sto lavoro, venite ad aprire! Ah, sei su, bolla! Allora, ti apri, aspetta! Ehi ragazzi, è tornato Bolla! Venite! Allora, ehi là, Bolla! Ci sei mancato un castagno! Anche voi mi siete mancati. A casa della mia povera mamma stavo cominciando a parlare da solo. Lascia, le valigie te le sistemo io! No, dai! No, lascia, lascia! Era l'ora che tuo cugino si cavasse dalle palle. Cazzo ci racconti? Cazzo volete che vi racconti? È solito male. Abbiamo avuto un momentino, credo. È tornato il buon vecchio Bolla. Quel cazzo di Bolla non poteva suicidarsi sommessamente come tutte le persone normali. No, no, lui deve per forza fare la morte con il botto, porca puttana. Infatti ci deve sempre scaricare addosso la sua merda, la sua solita sindrome del protagonista. E adesso chi cazzo chiamiamo per il lavoro sporco? Allora non hai capito un cazzo? Non ti è bastato, schizzo? Irare humanus est perseverare diabolicus. Stavolta Bolla lo freddiamo noi. Omicidio! Che peso spropositato la società affibbia a questo evento così spontaneo della natura. Non mi sembra che l'omicidio di Schizzo abbia assassinato le coscienze di nessuno di noi. E non vedo perché mai dovrebbe farlo quello di Bolla, ora che in qualche maniera ci siamo sverginati, si può dire. 2000 anni di civilizzazione ci hanno rincretinito. Gli uomini delle caverne si scannavano per un non nulla. Ma ragazzi, avete proprio ragione. In fondo, un favore a un amico non può essere considerato come un crimine. Al mondo siamo 6 miliardi. Traffico infinito, inquinamento, code chilometriche. Il mondo è destinato a tracollare se qualcuno non fa qualcosa. Quindi, la nostra missione ha un non so che di eroico! Giusto! Questo l'ho bruciato! Per uccidere un uomo occorre un anno piano! Parole sì. Sante!